avanti per permettere anche voi di trovare delle pietre interessanti da aggiungere alla vostra collezione. Spunto numero 1. Di solito queste pietre le trovate lungo i fiumi, i quali sono i naturali collettori e vanno a mostrarvi le pietre che vengono erose molto a monte. Ogni piena sposta queste pietre e vi permette di andare a trovare subito dopo questi eventi, quando l'acqua diminuirà, proprio lungo queste sponde, anche diverse rocce in periodi diversi di tempo. Quindi la ricerca di ciottoli lungo un fiume può essere anche una sorta di ricerca stagionale, ma soprattutto rinnovabile. Tendenzialmente non vedrete mai due volte gli stessi ciottoli. Consiglio numero 2. È possibile trovare questi ciottoli sia lungo i costoni, i quali sono aree naturalmente erose nel corso delle piene. Ogni piena vi metterà di nuovo un bel po' di ciottoli disponibili per l'osservazione, solamente quelli più colorati, solamente quelli con i colori più intensi, piuttosto che quelli interessanti dal punto di vista strutturale, saranno interessanti per la vostra collezione. Oppure si può andare a cercare proprio lungo l'alveo. In questo caso, però, dovete poi andare a cercare queste pietre nei periodi in cui il fiume è in siccità. Terzo consiglio, mio parere necessario e fondamentale, munitevi di un buon libro che vi spieghi che cosa si tratta quando si parla di rocce e di minerali. In ogni caso vi lascio anche un altro paio di libri che consiglio, perché a mio parere, man mano che andrete avanti, questi li userete. Talvolta è anche possibile usare attraverso un cellulare delle applicazioni che vi aiutano a riconoscere questi minerali. Approfondiremo poi questo argomento ancora insieme in altri video. Tendenzialmente in inverno vado a caccia di pietre, in quanto la ricerca dell'oro deve essere condotta anche con criterio dal punto di vista fisico, a mio parere. Al contempo mi piace anche ogni tanto variare nelle mie ricerche, non solo concentrandomi su un metallo prezioso, ma anche andare proprio a cercare dei campioni nuovi da aggiungere alla mia collezione preferita. Infatti dovete sapere che è molto interessante partire con una ricerca nuda e cruda. Le rocce che si trovano a monte facilmente si troveranno anche proprio lungo gli alvei dei fiumi. Qual è il problema tendenzialmente? È che i ciottoli non vanno a conservare una morfologia dei cristalli tendenzialmente intatta. Infatti, dovete sapere che le rocce, cozzando le une contro le altre durante le piene idriche, fanno sì che i cristalli più belli andranno semplicemente a pezzi e non li troverete. Non estrarremo quindi dei cristalli di grandi dimensioni intatti, in cui la loro morfologia è assolutamente interessante da un punto di vista collezionistico. Estrarremo invece tutta una serie di ciottoli che, qua una volta segati, tagliati, lucidati, potranno essere aggiunti alla mia collezione. Quindi, bando alle ciance e iniziamo subito a parlare di qualche pietra che ho trovato oggi in questa giornata di ricerca. Come potete osservare, è composta di due livelli. Livello superiore, principalmente, è un micaciclo, cioè una roccia composta principalmente da minerali micacei, appartenenti alla famiglia delle miche. E si trovano anche dei piccoli feldspati, oppure anche dei piccoli quarzi. La cosa interessante è il secondo livello, quello più in basso, composto da quarzo. Voglio farvi notare come il livello superiore composto da micacisto, vedete, è molto arrotondato, in quanto questi minerali vengono facilmente erosi nel corso delle piene, ma il livello invece composto in quarzo, che adesso vedete nella porzione superiore, vedete invece non è molto arrotondato. Questo per farvi vedere come i minerali hanno una diversa durezza. Alcune verranno conservate meglio, altre verranno conservate peggio. Significa che vengono erose più facilmente e si arrotondano anche in minor tempo. Abbiamo trovato anche poco più a monte delle rocce ricche in granati. Il granato è un minerale molto interessante e tendenzialmente è un minerale che si trova abbastanza facilmente in natura. Ha però una morfologia molto particolare, in quanto è molto rievocativa della pazzesca geometria dei minerali che si possono trovare diffusi in natura, anche addirittura in una qualsiasi pietra che si può trovare lungo gli alvei dei fiumi. In queste eclogite si vede particolarmente bene la suddivisione tra il minerale verde, che è un facite, e il minerale rosso, che è granato. Guardate quanto granato c'è qua, 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 qua. In questo caso si tratta di un'eclogite, una roccia che è andata in condizioni di pressione e temperatura tremende e molto anche in profondità. È composta da alcuni minerali,
verdi sostanzialmente e sono riconducibili alle famiglie delle onfaciti. Inoltre invece quelli rossi sono i granati che abbiamo già ritrovato più volte anche in altre rocce, ma qua dentro ci sono anche dei solfuri, c'è anche della pirite. Qua dentro c'è dell'oro? Non lo so, bisogna andare a fare delle analisi aggiuntive. Capite che questo alveo è disseminato di queste rocce e quindi talvolta man mano che queste vanno frantumandosi e alterandosi potreste trovare lungo questo fiume delle tracce d'oro. Nel caso in cui trovaste dei ciottoli molto simili a questo, si tratta principalmente di ciottoli composti da quarzo. C'è all'interno del silicio, dell'ossigeno, ma queste pattine, vedete, rossastre, sono indicatrici della presenza di un minerale o più ricchi in ferro, i quali alterandosi chimicamente liberano il ferro. Il ferro a quel punto si ossida piuttosto si lega agli idrossidi e forma la cosiddetta ruggine, che vi dà questo colore rossiccio. Questo è un indicatore che all'interno di questo ciottolo, probabilmente derivante da una vena in montagna, potevano esserci dei solfuri. E ricordate, dove ci sono delle vene ricche in quarzo solfuri, potrebbe anche esserci dell'oro. Oggi non ho i piatti per cercare l'oro, ma vi prometto che nelle prossime puntate qualcosa inizieremo di nuovo a cercare il prezioso metallo. Ah, signori, ho trovato un ciottolo molto interessante contenente di nuovo della giada piemontese. Logicamente non si tratta mai dello stesso minerale, la giada è una categoria merceologica, all'interno cadono dei pirossini in questo caso. Vi faccio subito vedere di cosa si tratta. Direi una bella scoperta. Oh ragazzi, cosa parlo quando parlo di giada piemontese come questo caso? Parlo sostanzialmente di una roccia che in questo contesto fluviale la trovo di circa di queste dimensioni. Andassi più a monte la troverei anche maggiore di dimensioni, però sarebbe poi difficile romperla. La giada è un minerale molto tenace e quindi è difficile romperla. Si tratta comunque di una roccia composta di diversi minerali. Questi puntini rossi sono più che altro dei solfuri alterati. Poi questi verdi invece sono dei pirossini con un po' di cromo, dei smaragditici. La giada però è quel minerale che si trova tra questi cristalli verde pistacchio e i solfuri. Qua là si trovano anche dei livelli composti da questo minerale rosaceo, tendenzialmente zoisite. Noci, noci ovunque. In giornata abbiamo ancora trovato questo masso composto da metà da una serpentinite e l'altra metà da qualcos'altro. Questo sicuramente potrebbe essere interessante. Guardate che bel colore verde pistacchio. Sono delle sottili vene. In altri video ho già fatto vedere, al momento attuale mi sta molto appassionando questo tipo di ricerca, anche perché obiettivamente si trovano molti ciottoli lungo i fiumi piemontesi, in questo caso specifico a valle dei Rofioliti. Per ora questo lo lascio qua, poi vediamo se non trovassi nient'altro me lo porto a casa. In ogni caso sono abbastanza soddisfatto, qualche campione l'ho trovato. Inoltre presto probabilmente inizierò a tagliare le pietre, inizierò a levigarle con strumenti più professionali. Se aveste qualche consiglio mi raccomando di scriverlo qua sotto, andrò a vedere le varie macchine prima di acquistarle. Spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando di iscrivervi al canale per rimanere sempre sintonizzati sui miei nuovi video. Torneremo Giada, torneremo, vabbè, la segno, speriamo di trovarla ancora, vero?